Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e l'Oroso TV Sport. Continueremo ad analizzare quello che è stato il pareggio alla ripresa del campionato del Bari al San Nicola contro il Catania. Chiaramente i riflettori puntati anche sul calciomercato. Entriamo nella fase decisiva con questo infortunio purtroppo a Ruben Botta che ha complicato i piani del Bari. Ne parleremo in collegamento Skype con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Davide Lattanzi. Ciao Davide, benvenuto. Ciao Cristian, buon pomeriggio a tutti. Invito i tifosi biancorossi a scriverci sotto le nostre dirette social, sulle pagine di Telebari e di Radio Bari o a chiamare direttamente lo 085 01 9998. E allora Davide, prima di parlare di mercato, anche di questo infortunio purtroppo che ha colpito il trequartista argentino Ruben Botta, ti chiedo subito una valutazione e un'analisi su quello che è stato il ritorno in campo dell'11 di Mignani e questo pareggio contro il Catania tra luce e ombre. Beh, la parte positiva sicuramente è che il Bari ha ripreso una partita che a un certo punto sembrava persa. Recuperare due gol in meno di un tempo non è mai facile. Alla fine il Bari poteva anche vincere la partita, poteva pure perderla, però insomma ci sono state le occasioni per arrivare ad un clamoroso 4-3. Poi la parte negativa è che ho visto una squadra rispetto a come l'avevamo lasciata con molto meno equilibrio e questo diciamo in un campionato in cui conta sempre compatti è qualcosa su cui si deve lavorare perché sinceramente ho visto il Bari essere infilato con un po' troppa facilità. E l'altro aspetto negativo, purtroppo mi spiace parlare dei singoli, però avevamo tutti grande attesa nella prestazione di Gennaro che tornava da titolare e diciamo, il segnale che ci aspettavamo purtroppo non è arrivato, ma al di là degli errori, perché poi quelli possono capitare a tutti, non è il caso di crocifiggerlo per due errori che purtroppo sono stati determinanti, ma è stato proprio l'atteggiamento e un po' il modo di interpretare il ruolo che mi è sembrato non conforme a quello che chiede il calcio di Mignani. Di fatto Davide, Mignani ha bocciato Di Gennaro in quel ruolo, lo ha chiaramente detto a fine gara, lui non lo vede in quella posizione di play, soprattutto per il gioco che sviluppa il Bari, lo vede in posizioni più avanzate. È chiaro che ci sono delle riflessioni in corso anche sul suo conto per quanto riguarda il mercato, anche se sembra essersi raffreddato l'interesse del Cesena nei suoi confronti. Ecco, tolto da quella posizione di play, riusciresti a vederlo magari anche nella posizione di trequartista o secondo te in questo momento è un calciatore difficile da collocare e da vedere con la maglia del Bari? Ma io non lo vedo, lui nasce trequartista, e poi però la sua carriera è esplosa da regista peraltro di grande qualità, perché poi questo ragazzo non bisogna dimenticare che, come ha detto Mignani, non è che lo scopriamo noi, è un ragazzo che ha carriera, che ha disputato tanti campionati di Serie B ad altissimo livello, è arrivato a giocare nella Lazio, quindi alla fine non stiamo parlando di una delusione, perché è un giocatore che ha dimostrato nella sua carriera di essere di altro livello. Forse in questo momento del suo percorso fa un po' fatica a occupare le porzioni di campo con l'intensità che chiede Mignani. Ecco perché io non lo vedo nemmeno come trequartista, anche perché il nostro trequartista Botta interpreta il ruolo con estrema generosità, correndo come una mezzala, coprendo zone di campo, venendo basso a prendere palla, quindi lo ricopre diciamo dando una mano di grandissima generosità e questo consente anche poi per esempio ad Enrico, che è una mezzala che ha meno quantità che qualità, di sganciarsi, di andare spesso in fase offensiva. Io credo che Botta davvero al Bari sul piano degli equilibri dia una grande mano e se abbiamo negli occhi Botta, io credo che Di Gennaro quel lavoro oggi farebbe fatica a farlo, quindi come dicevi tu, oggi forse è un ragazzo che nel calcio di Mignani
fa un po' fatica a trovare la sua collocazione e il suo spazio, non a caso nel girone d'andata è stato utilizzato molto poco. E così, dopo parleremo, Davide, di Botta, dei possibili sostituti sia nella rosa di Mignani ma anche soluzioni che potrebbero arrivare dal mercato. Prima però abbiamo anche la nostra consueta intervista flash contro la Paganese, sarà squalificato De Rico, tornano Maite Scavone, sarà squalificato anche Pucino, quindi ci sarà spazio anche per Belli sulla corsia di destra ed è proprio Belli il protagonista della nostra intervista flash, intervistato da Michele Carofiglio, sentiamo. È stata una ripresa pirotecnica con un saliscendi di emozioni, 3-3, un punto sicuramente da non buttare via. Quali però le difficoltà maggiori che avete incontrato domenica secondo te? Ma sicuramente il fatto di aver avuto una sosta così lunga non ci ha facilitato, anche con tutti i casi di Covid, che comunque purtroppo è già la seconda volta che ci capita quest'anno. Però in mezzo a tutte queste difficoltà bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, perché comunque non è da tutte le squadre rimontare due gol in così poco tempo, e secondo me abbiamo avuto anche le occasioni sul finale per portarla a casa. Quindi sicuramente analizzeremo quello che abbiamo sbagliato, però ci sono tanti anche spunti positivi. Dopo la sconfitta di Francavilla il tuo minutaggio si è ridotto drasticamente, sei finito, diciamo così, un po' ai margini. Come hai vissuto e come stai vivendo questo momento? Ti senti sempre importante nel progetto o la cosa ti ha fatto un po' vacillare? No, vabbè, dopo quella partita ho giocato un po' meno, ma comunque siamo una squadra importante, ho la fiducia del mister, del direttore e dei compagni. Dopo quella partita poi diciamo abbiamo sempre vinto, abbiamo fatto sempre risultati positivi, quindi è anche difficile per il mister andare a cambiare determinate gerarchie. Io mi alleno forte perché penso di essere un giocatore importante per questa squadra e cercherò di farmi trovare pronto come ho sempre fatto, anche se fossero 10 minuti, un quarto d'ora. Infatti domenica contro la Paganese però tornerai titolare dopo 10 partite dall'ultima volta, complice anche la squalifica di Pucino nel tuo ruolo. Quanta voglia c'è di dimostrare di poter ancora mettere in difficoltà appunto il mister nelle scelte? Ma sicuramente è un'occasione importante per me, c'è tanta voglia, perché comunque ogni giocatore vorrebbe sempre giocare la domenica, altrimenti faremmo un altro mestiere. Io sono tranquillo perché in settimana mi alleno sempre bene e cercherò di portare in campo quello che faccio durante la settimana. Queste le parole di Belli, però abbiamo anche la pausa pubblicitaria che incombe a tra poco anche per continuare a parlare di calciomercato. Per noi la tua Volkswagen vale di più. Il 30% in più sulla quotazione Eurotax. Ti aspettiamo da Volkswagen Zentrum Bari. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basmiccolis.it. Dell'Era Costruzioni e Restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'Era Costruzioni e Restauri, www.impresaediledellaera.it. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare strada? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi, fino a 10.000 euro di vantaggi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Farmacia Pesola, dermocosmesi, integratori sportivi, servizi di autoanalisi, prenotazioni CUP, prenotazione farmaci online tramite social, consegna a domicilio. Consiglio, disponibilità e cordialità al servizio della vostra salute. In via De Marinis 141, prolungamento Corso Alcide De Gasperi, a Bari Carbonara.
Farmacia Pesola, centro accreditato vaccinazioni e tamponi con documento per Green Pass. Molino Casillo, farina e semole dal 1958. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua aria di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport, sempre in collegamento Skype con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Davide Lattanzi. Davide, vorrei tornare sull'infortunio a Ruben Botta. Chiaro che il Bari perde un pezzo unico nella sua rosa, soprattutto l'importanza di questo calciatore, 4 gol, 6 assist, un trequartista tipico anche per quanto corre in campo, però per forza di cose la sensazione è che il Bari sul mercato voglia trovare un sostituto all'argentino, perché poi lo perde nel mese di febbraio, il mese decisivo del campionato. Ci saranno 8 partite, con la prossima anche contro la Paganese, e bisogna farsi trovar pronti. Al di là di quello che sarà poi il mercato, nella rosa attuale del Bari vedi potenziali giocatori che possono in qualche modo riuscire a sostituire in qualche modo Botta, anche con altre caratteristiche chiaramente? Hai detto bene, con altre caratteristiche. Farlo come lui, no, perché io devo dire la verità, ho anche cambiato idea diciamo vedendolo con continuità, perché io pensavo fosse un giocatore ogni tanto un po' fine a se stesso Botta, invece poi anche se ogni tanto magari tende a tenere un po' palla, a cercare la giocata un po' complicata, però veramente ne ho apprezzato la dedizione, la garra proprio sudamericana, la voglia di non mollare mai. Cioè, io penso che dal punto di vista caratteriale Botta mancherà a questa squadra anche, non dico più di quello tecnico, però io credo che dal punto di vista caratteriale sia un ragazzo che dà tanto al Bari. Io come dicevi tu, con le stesse caratteristiche no, con altre caratteristiche io credo che questo debba essere il momento in cui Marras si prenda un po' il Bari sulle spalle. Non può fare il trequartista in quel modo, non ha le stesse caratteristiche, però è un ruolo che lui può fare. È un giocatore di livello superiore, ha intuizioni, ha dribbling, ha anche, secondo me, una buona dose di gol in canna. È stato sacrificato per una serie di intoppi, di piccoli problemini, a volte anche per qualche scelta. Ora credo che lui, più di tutti gli altri, debba prendersi questa maglia e cercare di dimostrare il suo valore. Può fare il trequartista anche D'Enrico, magari qualcuno può arrivare dal mercato, ma nell'immediato, fin quando non vediamo cosa succede fino al 31 gennaio o prima, se arriva qualcosa al mercato, io credo che Marras abbia l'opportunità di dare una bella mano al Bari. Domenica serve, Davide, soprattutto la sua qualità, perché mancherà Botta, ma come ho detto in precedenza mancherà anche D'Enrico, un altro calciatore di qualità nel centrocampo del Bari, quindi ancora in maniera più forte serve il suo deciso apporto. Ha una grande occasione. Sì, io credo che in alcune circostanze, anche quest'anno, ma anche l'anno scorso, lui abbia dato dimostrazioni. Gli è mancata un po' di continuità. In alcuni momenti, secondo me, lo tradisce anche un pochino l'emotività, perché si fa prendere un po' dei momenti della partita, a volte incorre nell'ammonizione magari un po' gratuita. Però è un giocatore che, in teoria, con questo campionato di Serie C, non c'entra nulla. L'anno scorso era stato preso come valore aggiunto. Io credo che lui sia in tempo a lasciare una traccia importante nel Bari. Ora deve capire che è il suo momento, deve capire che
deve prendersi anche maggiori responsabilità, e anche sacrificandosi in un ruolo che non è propriamente il suo, perché lui ama di più partire dall'esterno, però secondo me ha l'intelligenza per ricavarsi uno spazio fondamentale in questo momento e dare la mano che ci si aspetta da lui. Saranno giorni caldi, Davide, sul mercato. La chiusura è fissata per lunedì alle 20 con il direttore sportivo Ciro Polito, che ha già raggiunto Milano. Chiaramente bisogna piazzare anche gli esuberi, i calciatori fuori lista, e mi riferisco a Bolzoni e Andreoni, e poi liberare anche dei posti in lista per eventuali acquisti. Su tutti chiaramente si cercherà una sistemazione per Lollo, ormai fuori dal progetto, e si punterà soprattutto sull'arrivo di un centrocampista. Probabilmente si cerca più un play che una mezzala. In ogni caso, un giocatore che sa fare entrambe le cose è Maiello del Frosinone, un giocatore finito nel mirino del Bari. Al Bari piace, anche se in questo momento è anche troppo parlare di una trattativa in corso. Sì, i nomi che stanno circolando diciamo vicino al Bari sono tutti nomi di centrocampisti che sanno fare più cose. Maiello è uno di questi, nasce mezzala, può giocare anche regista, è un giocatore che ha anche un buon fisico, tecnicamente è bravo. Qualcuno ha accostato anche il nome di Deli, ex Foggia, sì. Che lui, giocatore che sa fare più cose, una mezzala di inserimento che però all'occorrenza può giocare anche da trequartista, quindi l'idea sembra essere puntare su chi sa appunto interpretare più mansioni. Chiaramente stiamo parlando di tutti giocatori di ottimo livello, che giocatori di Serie B, Deli, Maiello, sono giocatori a tutti gli effetti di Serie B che possono diciamo tornare utili anche in prospettiva. Dezzi, per esempio, un altro giocatore di cui a Bari si parla sempre. Sì, ti stavo facendo il suo nome, perché Davide, un altro nome che circola, lui che è fuori ormai dal progetto tecnico del Venezia, è finito fuori lista in questa stagione. Sì, noi abbiamo negli occhi un girone di ritorno straordinario, giocato nel 2015-2016, nel quale forse tutti avremmo pensato che Dezzi sarebbe finito a fare titolare stabile in Serie A, perché fece vedere delle doti davvero complete, tecniche, tattiche di inserimento, di corsa. Fa specie vedere la carriera di Dezzi poi essersi dipanata tra tanta Serie B e oggi magari accostarlo ad una squadra di Serie C, per quanto parliamo del Bari. Un Dezzi anche al 60-70% di quello che abbiamo ammirato sarebbe, diciamo, più che un valore aggiunto per il Bari. Tutto sta a capire come sta, perché Dezzi in condizioni accettabili sarebbe una grandissima mano. Quello un po' involuto degli ultimi anni meno, bisogna vedere come sta e capire se sia un nome spendibile. Però i nomi che stanno circolando sono tutti nomi che possono dare al Bari una spinta ulteriore, ecco. Nomi importanti in quella zona di campo, dicevo, del centrocampista, la possibilità anche di provare a reperire un vice botta, però Davide, in quel caso significherebbe far uscire un ulteriore giocatore oltre Lollo. Mi vengono i nomi al momento di Simeri e Citro. Forse la posizione di Simeri al momento può essere anche più salda, perché chiaramente passano i giorni, non è facile chiaramente imbastire delle trattative così importanti in uscita, e poi bisognerebbe sostituire anche l'attaccante del Bari in un certo modo. Forse è più facile far uscire Citro, chiaramente se dovessero esserci le condizioni e le squadre interessate all'attaccante. È un po', Cristian, quello che dicevamo prima. Secondo me bisogna sempre considerare i giocatori in base a quello che poi propone l'allenatore. Oggi dei giocatori in lista del Bari io ne vedo tre poco sintonizzati: Lollo ovviamente, e poi Citro e Di Gennaro. E Di Gennaro, perché... sì, che mi hanno parlato prima. Sì, perché io credo che siano quelli che abbiano, diciamo, caratteristiche
non proprio ideali rispetto a quelle che vuole Mignani. Poi, per carità, tutto è migliorabile, tutto è si può progredire. Alla fine Citro e Di Gennaro sono comunque due giocatori che per motivi diversi avrebbero bisogno magari di un impiego più continuo per entrare anche in una condizione migliore. Il problema è che purtroppo il campionato non t'aspetta, perché si gioca continuamente, si giocherà continuamente fino ad aprile, a meno che il calendario non venga un poco alleggerito. Quindi oggi loro sono quelli che magari sono meno pronti all'uso immediato e quindi magari potrebbero essere i papabili a trovare un'altra soluzione. Poi bisogna capire se le condizioni si creano oppure no. Eh sì, di sicuro sarà davvero nuovamente un lavoro comunque importante e intenso per il direttore del Bari. No, io Simeri non lo toccherei, io Simeri invece lo vedo funzionale a quello che vuole Mignani. Cioè Simeri è un attaccante che cerca la profondità, che scatta continuamente, che sa giocare in coppia con il compagno. Certo, poi ci vuole che lui non si faccia prendere dallo sconforto se a volte gioca di meno. Quello che diceva prima Belli è un ragazzo che ha giocato meno senza demeritare, perché certo, Al di là della partita infausta con la Juve Stabia, che ha coinvolto un po' tutti, Belli è sempre stata una garanzia, ha sempre fatto il suo e anche buone prestazioni. Anche quando è entrato domenica, è entrato bene, è entrato con voglia, forse anche troppa, perché a un certo punto aveva tanto campo a disposizione, si è allungato un po' troppo la palla, ha messo nella palla per Khedira il colpo di testa che è finito fuori pochissimo. Quindi alla fine questo deve essere l'atteggiamento deve essere non mollare mai, essere pronti quando viene la chiamata e dare tutto. Paponi, prima di avere un posto da titolare nell'ultimo mese di campionato, aveva giocato pochi minuti, certo, però è stato pronto. Ecco, questo è l'atteggiamento. Simeri ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore importante del Bari, deve volerlo però, deve volerlo con tutta l'anima. E speriamo davvero che si convinca della sua utilità ancora all'interno del progetto Bari. Pausa pubblicitaria, poi dobbiamo celebrare anche le 200 reti in carriera di Mirko Antenucci, tra poco. Farmacia Cavallo effettua gratuitamente servizio a domicilio. Chiama lo 080 561 0265 o il 346 538 1491 o invia una mail a farmaciacavallosnc@libero.it. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare strada? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi, fino a 10.000 euro di vantaggi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Dell'Aira Costruzioni e Restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'Aira Costruzioni e Restauri, www.impresaediledellaira.it. Per noi la tua Volkswagen vale di più. Il 30% in più sulla quotazione Eurotax. Ti aspettiamo da Volkswagen Zentrum Bari. GL Service, vigilanza antincendio per enti pubblici, aziende ospedaliere, ausl, società a partecipazione statale e private, aree museali, congressuali, portuali, turistiche, commerciali, espositive e fieristiche, autodromi e le superfici civili ospedaliere, aviosuperfici, magazzini di stoccaggio. Presenza capillare in tutta Italia garantita. Sentiti al sicuro ovunque. www.gl.it. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus,
Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basmiccolis.it. Molino Casillo. Farina e semole dal 1958. Ultimo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Davide Lattanzi. Davide, prima di parlare dei 200 gol, 201 di Mirko Antenucci, ieri c'è stato un momento molto emozionante, molto toccante per il nostro Gigi Frisini allo Stadio della Vittoria. Una targa in suo onore, lui che di fatto diventa un po' l'angelo custode del suo stadio, lo stadio dei sogni, lo Stadio della Vittoria. È stata occasione anche per il nostro Roberto Maggi per raccogliere le impressioni dei tanti tifosi baresi e dei loro ricordi legati allo Stadio della Vittoria. Sentiamo. La cosa più bella che ricordo, sai qual è? Cicogna Conti. E dopo la trasferta di Coppa Italia, Bari-Fiorentina, vista Firenze in trasferta, venuti a Bari, che il Bari doveva fare sfaceli quell'anno e perdemmo con il Verona. Qua fa il Costantino, giocati nazionali. Tutti quanti per venire allo stadio dovevano passare da via Napoli, perché tutte le altre traverse di via Brigata Regina erano tutte chiuse. Io abitavo in via Napoli, angolo via Brigata Regina. Facciata al balcone, mia madre mi diceva entra dentro che devi mangiare. Dopodiché me ne scappavo perché trovavo qualcuno che mi portasse allo stadio e me ne andavo. E mia madre dal balcone gridava come una pazza perché torna a casa. Si veniva qua a piedi e si entrava nello stadio per prendere i posti migliori prima di andare allo stadio. Dovevi venire almeno 2 ore prima della partita, altrimenti non trovavi il posto. I posti erano come se erano prenotati, perché arrivavamo per primi i fruttivendoli, chi aveva le pescherie, così avevano tutti e stavano lì a fare la passatella con la birra. Eravamo tutti a piedi, era difficile. Perché noi abitavamo nel quartiere Libertà o nelle adiacenze, si pensava, si faceva una passeggiata. E quando pioveva la neve, quell'anno che fece la neve, con la busta dell'immondizia. Bari Pescardi di Serie C sotto la neve, Bari Pescardi. Poi vedevamo dei giocatori che cadevano ma si rialzavano sempre. La festa della Qua Santa. Questa dice questo campo. Non esiste un drenaggio più bello di questo. Ma è un campo molto morbido. È ottimo. Il terreno di gioco sarebbe bene anche oggi, questo è ottimo anche oggi. Si iniziava dal lato dove il Bari doveva attaccare. C'era il fatidico passaggio da una curva all'altra per seguire il Bari in attacco. Incoraggiavamo e così la squadra di calcio della nostra città e soprattutto si beffeggiava, ma sempre in modo compito, rumoroso, si fischiava al portiere, il quale molte volte, e si dialogava certe volte, vero? Cioè si aveva un dialogo con questi. Poi alla fine del primo tempo ci si spostava e si andava a centro oppure verso l'altra porta lì. Da giù con lo spago si tiravano sui secchi con le bevande all'esterno, portavano i secchi all'interno, li calavano dalla parte della curva, delle varie curve, e tiravano su le bevande che all'epoca non si potevano portare in campo. E quando arrivavamo con le tiene, chiunque stava là, basta che ti portavi il piatto, la forchetta. Anche come il campo di atletica qui ha dei ricordi bellissimi. Stavamo riscaldando, io dovevo fare gli ostacoli, lui forse giavellotto. E stava Pietro Menea lì, nervosissimo, giovanissimo, fece il primo 10-1 però manuale, 10-2, qui su questo stadio, su questa pista. Ci sono dei sintetici nuovi che sono meravigliosi. Hai perso la poesia del pallone. Però un sostenitore poi riportato lì allo stadio San Nicola, che è un'altra dimensione. Ma questa è la nostra casa. Servizio molto bello, simpatico del nostro Roberto Maggi. Abbiamo visto un po' di ricordi, no? dello Stadio della Vittoria. Davide, ti chiedo anche quali sono poi i ricordi che ti legano al primo stadio, allo Stadio della Vittoria.
Io ho cominciato ad andare allo stadio al della Vittoria nel 1987, era il Bari appena retrocesso dalla Serie A con il cosiddetto Catuzzi bis, andai in primavera, avevo 7 anni e mezzo e la prima partita fu un Bari-Modena 3-0, segnò Gordon Cowens il primo gol e poi ci fu una doppietta di Bergossi e diciamo poi ci sono andato fino a quando il San Nicola non è stato pronto, ovviamente non ci andavo con la continuità con cui poi sono andato al San Nicola, perché quello che dicevano nel servizio era vero, cioè anche quando si era tra virgolette in pochi era un'impresa trovare posto, ti dovevi organizzare veramente giorni prima con il biglietto, ti dovevi muovere molto prima da casa, ci arrivavi a piedi, la sensazione di quello stadio era veramente che fosse sempre pieno, era una bolgia ed era anche difficile giocare contro il Bari, onestamente. Il Bari, ricordo veramente in quei periodi, perdeva in casa molto poco, anche nei campionati più deludenti o nei campionati che non andavano all'altezza delle aspettative, far risultato della vittoria era un'impresa. Poi è chiaro che ognuno sente come casa sua, il tifoso sente come casa sua lo stadio che ha vissuto di più, e io non posso mentire che al San Nicola sono davvero tanto legato, perché poi l'ho visto veramente crescere, perché i miei nonni abitavano proprio di fronte allo stadio, quindi davvero dal primo mattone alla partita inaugurale praticamente le ho viste tutte, quindi io lo sento un po' più mio. E comunque continuo a pensare che un Bari competitivo in Serie A, come dice spesso Enzo Tamborra, non basterebbero due San Nicola a contenere la passione dei tifosi. Quindi io continuo a dire che è lo stadio giusto per noi, ci vuole la squadra giusta e il progetto giusto, con le giuste diciamo credenziali. Anche il San Nicola non sarebbe sufficientemente grande a contenere l'amore dei baresi per il Bari. Su questo davvero non ci sono dubbi. Davide, tornando all'attualità, 201 gol per Mirko Antenucci in carriera. Sono 50 con la maglia del Bari, 12 in campionato. Qui lo vediamo sul suo profilo Instagram in compagnia delle sue bambine, che lo hanno anche omaggiato con questo quadretto. Ha lasciato i suoi primi pensieri dopo questi 201 gol in carriera. Domani alle 13 lo farà anche in conferenza stampa, dunque l'occasione anche per dialogare con lui. 200 babbo, alcune parole di Mirko Antenucci, che ha detto: questi gol raccontano di una carriera fatta di grandi sacrifici, delusioni, vittorie e gioie. E poi ancora: il gol è per me essenza, emozione, passione e bellezza, ma il mio gol più bello devo ancora segnarlo. A te un pensiero sul nostro bomber, sul nostro numero 7. Io credo che qualcuno lo avesse dato per finito un po' troppo presto. Bisogna sempre guardare, secondo me, quello che succede, perché ci può stare che un calciatore dell'età di Antenucci entri anche in una fase di declino, ma la verità è che fino al girone di andata dello scorso campionato Antenucci aveva queste medie realizzative e non dava segnali di dover andare in parabola discendente, perché aveva segnato 20 gol il primo anno ed era ampiamente in doppia cifra fino alla prima giornata del girone di ritorno dello scorso anno. Poi qualcosa è successo. Innanzitutto chiaramente, se arriva l'intoppo fisico a un giocatore di quell'età, gli devi dare un attimo il tempo di recuperare. E poi secondo me Antenucci ha perso 3 mesi in cui è stato allenato da Carrera, che non lo aveva capito, non si sono capiti. Se uno chiede ad Antenucci di giocare da trequartista, secondo me lo sta sfruttando male. E chiaramente quando a 36-37 anni poi perdi mesi di campionato, perdi condizione, perdi continuità, devi un attimo riprenderla. La verità è che quando Antenucci poi ha avuto, all'inizio di quest'anno, è stato prima addosato, poi completamente rilanciato da Mignani, è tornato l'Antenucci che conosciamo tutti, e negli ultimi 2 mesi mi chiedo cosa saremmo stati senza di lui, perché in questo momento ci sta portando in braccio.
sta tirando fuori una serie di prestazioni in cui non solo segna, ma in cui è determinante, trascinatore. Oggi è imprescindibile. Speriamo che, come ha scritto lui, il gol più bello lo debba ancora segnare e vinca la sua ennesima sfida, che è quella di riportare il Bari quantomeno in Serie B, ma io mi auguro che possa puntare a qualcosa di ancora più grande. E intanto sì, raggiungiamola questa B. Non a caso in una nostra ultima intervista disse chiaramente: non avrò pace sino a quando non avrò raggiunto l'obiettivo minimo, che è quello di riportare il Bari in Serie B. Davide, siamo praticamente in chiusura, chiaramente saranno giorni importanti, c'è da ritornare alla vittoria con questa trasferta contro la Paganese, mese di febbraio intenso, perché poi mercoledì si giocherà ancora alle 14.30 contro il Monterosi, in mezzo queste trattative di mercato con il direttore sportivo Ciro Polito, che deve provare a chiudere il cerchio e farci finire la stagione con un'assoluta tranquillità e una rosa all'altezza come quella comunque attuale, va solo rifinita. Ecco, hai usato il termine giusto, tranquillità. Il Bari si è guadagnato questo margine sulle inseguitrici, che è un margine non decisivo, ma è un margine congruo, un margine ampio, e sarebbe un peccato, come diciamo noi, fare veleno anche quest'anno quando tutto sommato c'è la possibilità non di finire in serenità, perché la serenità nel calcio non esiste, e anche nella vita va guadagnata ogni giorno, ma quantomeno con la tranquillità di poter essere forti di questo vantaggio, non gestirlo, ma essere forti di questo vantaggio. E quindi bisogna davvero non mollare niente, avere la volontà di ferro che ci ha anche portato a raddrizzare una partita che si stava mettendo male, vincere, dimostrare la propria superiorità, perché il Bari la sua superiorità l'ha dimostrata ogni gara di questo campionato, tranne un paio di sconfitte, ma il Bari non deve dilapidare quello che fin qui ha seminato, non lo si dilapida mettendoci l'attenzione giusta e anche non lasciando nulla di intentato in un mercato che Polito ha già dimostrato di saper affrontare anche nei meandri più difficili. Dovesse essere anche l'ultimo giorno, cerchiamo di fare quello sforzo che ci consenta di essere sempre i più forti. E così deve essere. Io saluto e ringrazio il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Davide Lattanzi, per essere stato con noi. Ciao Davide, grazie e buon pomeriggio. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ciao Davide, chiaramente io ringrazio anche tutti voi per la cortese attenzione. A domani con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.